È in continua evoluzione e fibrillazione la vita politica paganese. Il referendum assolutamente a favore del no, il mercato ortofrutticolo e qualche denuncia per abusivismo hanno creato all'interno della maggioranza una situazione che a giorni alterni sembra risolta o acuita a seconda delle battute o battutacce proferite dai politici medesimi. Il sindaco Bottone in tutta la vicenda cerca di mantenere calmi ed egli stesso tenta con calma di rasserenare gli animi e di riportare la barra della politica alla risoluzione dei problemi della città. In quasi tutti i rappresentanti politici sembrano esserci preoccupazioni per il futuro della maggioranza che ha vinto in un recente passato le elezioni, anche se non manca chi fa notare che all'interno dei gruppi che amministrano si sono inseriti gruppi politici che sono stati determinanti pochi giorni fa, vedi il mantenimento del numero legale in Consiglio Comunale, allorché sempre in Consiglio Comunale alcuni gruppi di maggioranza sono usciti fuori. I problemi ci sono e sarebbe necessario risolverli e al più presto, in quanto il logorio, le chiacchiere porterebbero solamente all'acuirsi dei cattivi rapporti e ad uno stallo nella gestione dei problemi, della qualcosa una parte della popolazione già si lamenta. Si prepari ciò che si deve per dare e garantire un sereno e piacevole Natale. Ma subito dopo si decida sul da farsi e se qualcuno dovrà fare qualche sacrificio o dovrebbe necessariamente autosospendersi, lo si faccia e si ponga, qualora ce ne sia bisogno di ricordarlo ancora, che al centro ci sono i bisogni della gente e le necessità della città.